con Daniele Tagnani, sindaco neoeletto da qualche anno, da un anno? Da meno di da sei meno mesi. Di un anno, di tre mesi. Di sei mesi, a, sei maggio. Mesi, a maggio. Ecco, parliamo della sua città, che è una città unica, particolare, inserita in un contesto del Catria, che ovviamente è appetibile per il turismo, ma anche per la buona cucina. Sì, dire il paese più bello del mondo sarei di parte, ma per me è un oggi po' così. per me è un po' così. Sì, Frontone è un bellissimo paese e soprattutto ha la sua cornice del castello e del Monte Catria con i suoi 1701 metri. Oggi è una giornata molto particolare perché abbiamo questi mercatini al coperto. Oggi sono partiti il 23, il 24, l'1, l'8 e continueranno il 15 di dicembre. I mercatini, gli unici mercatini delle Marche, potrei dire, ma comunque pochi mercatini d'Italia al coperto, perciò sono dei mercatini molto particolari. Soprattutto che tutti li possono vivere. Sindaco, quindi ci diamo appuntamento alla prossima edizione dei mercatini natalizi di Frontone, ma durante il Natale fate tante iniziative. Assolutamente sì, le iniziative continueranno sotto Natale fino all'Epifania e poi comunque abbiamo una programmazione annuale di tutti gli eventi qui al castello, al paese e soprattutto anche al nostro Monte Catria. La nuova presidente Luana Sciamanna quest'anno ha organizzato un'edizione veramente impeccabile. Tutti gli espositori sono stati molto contenti, il tempo vi ha graziato e quindi non resta che ricominciare per il prossimo anno questi meravigliosi mercatini che dureranno fino a quando? Durano fino a 15, però voglio precisare una cosa. Prego. Non ho organizzato io da sola, ho organizzato con un gruppo, sì, con un gruppo di ragazzi che si sono messi in gioco per la prima volta quest'anno. Qualcuno viene da esperienze passate, quindi abbiamo cercato di carpire diciamo i segreti dagli altri. Per il prossimo anno cercheremo di migliorarci perché è sempre bene migliorarsi e vediamo se riusciamo a ottenere qualcosa in più. Gianmarco, io credo che formaggi come questi fatti a Frontone, credo che ce ne siano poco in Italia. Qual è la ricetta più importante per arrivare a questo tipo di qualità? Gianmarco. Tanto lavoro e tanta passione su quello che portiamo in tavola.